Valentina Consiglio di Lega Coop Piemonte, parliamo di cooperazione libraria ed editoria, obiettivo raccontare e spiegare la cooperazione ai giovani. Sì, buongiorno, intanto l'obiettivo è quello di essere sempre presenti al Salone Internazionale del Libro come Lega Coop Piemonte per raccontare proprio la cooperazione e quindi le cooperative che rappresentiamo in diversi settori, a partire ovviamente dall'editoria, quindi a partire dal libro possiamo promuovere intanto che cos'è una cooperativa alle giovani generazioni, perché si conosce poco, è un modello innovativo, sostenibile e inclusivo, per cui si riconosce rispetto ai valori che proprio le giovani generazioni cercano, per cui l'obiettivo è davvero quello di provare ad arrivare. E come lo facciamo? Raccontandoci, ma raccontandoci anche attraverso il libro. Abbiamo recentemente collaborato insieme a Lega Coop Toscana rieditare un libro che si chiama Finché un giorno, dove vengono raccontate 8 esperienze cooperative in tutta Italia e qui in Piemonte viene raccontata la nostra cartiera Pirinoli, che è un esempio di workers buyout, ossia un'impresa rigenerata, per cui i lavoratori di un'impresa in crisi hanno preso in mano l'impresa e l'hanno rigenerata sotto forma di cooperativa. Per cui l'obiettivo è davvero quello, attraverso un modo più semplice, di raccontare anche la complessità di questa forma di impresa innovativa. Sì, la storia della cartiera Pirinoli è significativa, molto significativa, di quello che può fare la cooperazione per il territorio, per l'impresa, insomma per la società. Assolutamente sì, adesso io ho parlato di imprese in crisi, ma in realtà il fenomeno del workers buyout può essere anche e anzi è promosso in quelle situazioni in cui magari c'è un ricambio generazionale e per cui a volte non ci sono, insomma, le nuove generazioni che prendono in mano quell'impresa, per cui i lavoratori diventano soci e per cui possono riprendere in mano, come la cartiera Pirinoli, effettivamente un patrimonio, farlo crescere, far crescere la cultura della cooperazione, della loro attività, ma soprattutto della comunità in cui operano.